Apriamo la pagina del comprensorio con la questione GESAM, si fa sempre più difficile la posizione della società che ha in gestione la raccolta differenziata, che dopo gli interventi della Procura della Repubblica, che ha messo sotto sequestro l'isola ecologica e alcune discariche, ora subisce anche gli attacchi della minoranza che accusa l'azienda di non rispettare il contratto. Ma i cinque consiglieri di opposizione non hanno parole di fuoco solo contro la GESAM, ma criticano la scelta del sindaco Roberto Bacheca di aver istituito una commissione non idonea a vagliare le proposte all'atto del bando di gara sulla raccolta dei rifiuti urbani. Quando nel 2010 la giunta Bacheca ha nominato la commissione che poi ha scelto la GESAM, dicono Fronti, Ferullo, Bianchi, Rocchi e Vincenzi, quella commissione era illegittima e questo noi lo avevamo detto da tempo. Come facciamo a dimostrarlo? Perché una delibera dello stesso tipo, cioè la nomina di una commissione esaminatrice per un concorso, è stata prima votata e poi annullata in questi giorni dalla giunta stessa per vizio di incompetenza assoluta. Nei giorni in cui la procura sta per chiudere le indagini sull'isola ecologica e sulla vicenda della GESAM, continuano le opposizioni, salta agli occhi la delibera numero 180 della giunta Bacheca. È per noi fonte di sconcerto constatare come il tempo ci dia continuamente ragione. Con la Tares non ci sarà un aggravio di prelievo a livello complessivo. Non chiediamo soldi in più ai cittadini tarquiniesi, ma abbiamo proceduto piuttosto, come prevede anche la legge, a una redistribuzione del costo del servizio sulle diverse tipologie di utenza. Lo afferma il presidente della Commissione consigliare bilancio Paolo Baldoni in merito alla riunione che si è svolta il 30 ottobre. Abbiamo discusso le proposte che saranno portate a breve all'Assemblea Comunale, prosegue, nell'ambito di un confronto con la minoranza. Tutti i consiglieri di maggioranza hanno espresso la loro opinione, come consuetudine di questa amministrazione, e sono stati concordi nel considerare in modo molto positivo il lavoro fatto. Pur nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, abbiamo ricercato equilibrio ed equità nel prelievo. Di concerto con i tecnici, abbiamo rimodulato le tariffe della Tares per introdurre riduzioni, coefficienti familiari, esenzioni o altri sgravi, attenuando gli effetti negativi dell'imposta, soprattutto per le fasce sociali deboli, le più colpite dalla crisi economica. Mi preme però sottolineare che gli enti locali hanno un'autonomia decisionale molto ridotta e hanno sempre più difficoltà nel garantire i servizi senza aumentare le tasse. In modo particolare diminuiscono notevolmente i trasferimenti e una percentuale sempre più alta delle imposte finisce direttamente nelle casse dello Stato. Il PD di Tolfa mischia le carte, il gruppo Collinare infatti ha rinnovato il direttivo e la novità è il fatto che i Democrat hanno dato ampio spazio ai giovani, una squadra completamente rinnovata a partire dal segretario Ramona Vittori classe 89. Gli eletti sono Luigi Nassestili, Sharon Carminelli, Alessandro Annibali, Luca Tardioli, Giulio Galimberti e Rosella Antonelli. Entra di diritto nel direttivo anche il giovane consigliere comunale Adriano Ciambella. Ed ora vi lascio di nuovo un piccolo spazio pubblicitario a seguire lo sport. A tra poco.